Allora, eccoci qui. Benvenuti alla prima presentazione ufficiale di Una sirena a settembre, il nuovo romanzo di Maurizio De Giovanni. Per noi è una grande emozione perché è la prima volta che un evento del genere avviene sulla nostra pagina, sulla pagina della nostra community. Io sono Flavio, lei è Francesca e insieme gestiamo il fan club. L'altra persona che vedete in video, se non la conoscete, è Maurizio De Giovanni. Ciao Maurizio e grazie per la tua disponibilità e fiducia nei nostri confronti. Io sono quello con i capelli, lo dico perché non ingenerare confusione. No, abbiamo una grande presentazione anche per Alberto, perché appunto ad accoglierti e ad accogliere questo tuo nuovo romanzo ci sono gli amici della libreria Io ci sto, che come sempre hanno fatto mancare il loro sostegno, il loro supporto, soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione di questa presentazione. E appunto, come vedete, qui con noi c'è Alberto Della Sala, che è il libraio della libreria Io ci sto. Io Buongiorno a ci tutti. sto. Ciao Alberto, Io ci sto Ciao, non è una grazie. semplice libreria, ma è molto di più. E vorremmo chiederti proprio di parlarci di questa realtà che si è affermata sempre di più negli anni fino a diventare un vero e proprio punto di riferimento per la vita culturale della città di Napoli. Prima cosa, ragazzi, complimenti, auguri per questa nuova esperienza. È bellissimo che la community di Maurizio lo accompagni nelle presentazioni, nelle prime presentazioni, soprattutto fin quando dovranno essere online, perché qui non c'è distanziamento che tenga quando Maurizio presenta qualche cosa, tipo l'elenco del telefono di Abbiate Grasso e così via. E quindi auguri, auguri in bocca al lupo e bravi. E io ci sto con Maurizio e Maurizio soprattutto, e con Io ci sto dalla nascita. Adesso faccio il panegirico, ma è così. Maurizio c'è sempre stato a fianco. Siamo una realtà differente. Siamo anche una libreria, che lui ne dica nei fuori onda. E siamo soprattutto un coacervo di passione, di amore intorno al libro e alla libreria e agli autori. E con questo spirito accompagniamo gli altri autori e Maurizio in particolare, perché è nel nostro cuore e noi siamo nel suo, ed è bellissimo questo rapporto e questo amore che lui ogni volta ci dimostra. Maurizio, De Giovanni, sì. Sì. Io sono gravato da questo enorme problema dell'amicizia con Alberto e porto avanti come una delle croci della vita che va accettata con relativa serenità e con consapevolezza e con coraggio. Io sono molto coraggioso, quindi sono amico di Alberto. Ovviamente scherzo, Alberto sa benissimo il posto che occupa nel mio cuore. Io sono socio di Io ci sto e vorrei raccomandare veramente con grande calore la possibilità per tutti di diventare soci di Io ci sto. Io ci sto è una libreria che si sostiene con l'apporto dei soci ed è importantissimo per chi ama i libri, per chi riceve dei libri tanto, perché noi riceviamo dei libri tantissimo, noi lettori, in termini di immaginazione, di idee, di affetto e di amore, è giusto che noi restituiamo ai libri qualcosa. Quindi io vorrei raccomandare, colgo l'occasione, Alberto non lo fa perché è un signore, ma io colgo l'occasione per raccomandare con forza non soltanto ai lettori della mia città, ma ai lettori in genere, perché Io ci sto recapita ai libri su ordinazione ed è rimasta viva, e forte per tutto il tempo della pandemia. Recapita i libri dovunque, con una rete straordinaria di volontari. Per cui io vi prego se riuscite, di fare questa bellissima cosa, di diventare soci della prima libreria italiana ad azionariato popolare. Quindi ve lo raccomando con grande affetto. Io sono felice di essere qui. Ormai è una piccola tradizione che noi abbiamo, che è quella di presentare per la prima volta il mio romanzo con il sostegno, la presenza di Io ci sto. E con l'occasione ancora, quindi poi sono levato il problema dei ringraziamenti, Flavio e Francesca. Grazie.
Allora, Francesca, sono due elementi sostanziali nella crescita e della diffusione di questi libri: compassione, con gioia e con affetto. Mi seguono e seguono le mie pubblicazioni, con una pagina che ormai conta più di 70.000 presenze e che è la trave portante della comunicazione nostra. Io devo ricordare la meravigliosa figura di Gigi Guidotti, che inventò questo fan club 10 anni fa. E che noi piangiamo ogni giorno. Io ricordo un grande amore che piango ogni giorno, ma che la cui iniziativa è stata presa, ampliata e aumentata con Flavio e Francesca. Quindi grazie, grazie per tutto a tutti e tre. L'ho detto, non dite che non l'ho detto, adesso non lo dico più, basta con i ringraziamenti. Allora, Maurizio, noi oggi siamo qui per parlare del tuo nuovo romanzo, Una sirena a settembre, tra l'altro copertina bellissima. Questa l'ha disegnata Bigliardo, giusto? Daniele Bigliardo, che è l'autore di alcuni dei fumetti di Ricciardi. Noi abbiamo scelto con Einaudi di dare a Bigliardo le copertine della serie di Mina. Aveva già fatto la meravigliosa copertina di Troppo Freddo per Settembre, adesso ha proposto questa immaginifica, straordinaria copertina in cui la sirena, nei panni di una bella ragazza, che potrebbe anche essere Mina o forse no, in se stessa e nel cuore, nella mente e all'interno del proprio seno alla città. Quindi mi dai l'occasione per salutare Daniele Bigliardo, che ha fatto un lavorone straordinario, come tutti i disegnatori della Bonelli. Sì, assolutamente. Allora, Una sirena a settembre è un libro che aspettavamo da quasi un anno, però diciamolo subito, l'attesa è stata ripagata ampiamente. È un libro magico, cioè confrontandoci io e Francesco così l'abbiamo definito un libro magico. Siamo stati incantati dal canto di questa sirena. È un libro poetico, ma allo stesso tempo divertente, che cattura sin dalle prime righe. Noi di solito, quando vogliamo farci raccontare una storia, cerchiamo tra i tuoi libri. Tu invece questa volta ci consigli di andare da una signora. Ci vuoi parlare di questa signora? Sì, allora, La Sirena nasce da due idee. La prima è personale, la mia personale dedica narrativa a mia madre, che non c'è più da settembre, che è stata quella che mi ha spiegato come si raccontano le storie, raccontandomene sempre, in ogni modo, in ogni momento. Oggi peraltro sarebbe stato il suo onomastico, quindi la ricordo come ogni giorno, come ogni ora, come ogni minuto, con tutta la tenerezza che ho nel cuore. Quindi io volevo innanzitutto tributare al suo racconto senza tempo, senza spazio, al suo racconto perenne, questo romanzo che usciva senza di lei. Peraltro, questo è il mio romanzo più napoletano, cioè io con Ricciardi ho raccontato di un'altra Napoli che non c'è più, quindi ho raccontato di una Napoli color seppia, con altri valori. Nei Bastardi racconto la concitazione di un poliziesco puro. Sara è il mio personaggio più nero e quindi più ostile, più borghese, più distante dalla strada e dalla città, perché rivolta al passato essenzialmente. Mina invece è l'unica mia storia realmente profondamente popolare. La storia di Mina si svolge nei quartieri spagnoli e sono il ventre meraviglioso di questa città, e l'intestino di questa città, con tutte le anse, con tutte le curve, con tutti i vicoli ciechi e quelli che spuntano da qualche altra parte. Quindi io volevo raccontare bene questa città che è sospesa perennemente tra la tradizione e la novità. Questa città ha delle tradizioni che affondano le radici in un passato remotissimo, ma nessuna di queste radici è morta. Nessuna di queste radici non ha un'ulteriore espansione nel presente, non si affonda anche nel futuro. Quindi,
raccontare la sirena significa raccontare queste storie del passato, ma farle vivere nel presente. Allora ho immaginato che la sirena ci sia ancora, che la sirena sia una signora anziana, perché questa città è anziana, ma perfettamente in forma, perché questa città è perfettamente in forma, che vive, si è trasferita da Pizzo Falcone, un luogo fondativo della città, in un vicoletto dei quartieri spagnoli. E allora andare da questa signora a sentir cantare le storie, a sentire le storie, ad ascoltare il suo modo di raccontare, e attraverso il suo modo di raccontare scoprire che ogni storia è una storia sola, che tutte le storie sono pezzi di una storia sola, mi piaceva. E allora ho messo questi interludi di questo racconto di questa signora. Lo so, è strano, soprattutto in Mina, che è molto caotica, è veloce, è colorata, è strana Mina. Però io ho voluto raccontarla lo stesso, in questa maniera. E devo dirti, non succede sempre, però questo romanzo, penso sia poi alla fine molto vicino a quello che avevo immaginato. Cioè che sia riuscito in questo senso, molto riuscito. E il feedback delle persone che l'hanno letto, per cui questo signore che vedete in onda con noi, che lo ha letto come sempre precedentemente all'uscita, devo dire che la risposta è stata di grande commozione da parte di tutti. Quindi io sono molto fiero di questo romanzo e sono fiero soprattutto di essere figlio di mia madre. Allora, Alberto, allora noi siamo curiosi però di conoscere il tuo figlio. Un istante di commozione che capita quando si parla della signora. E niente, ne ho parlato con Maurizio. Questo, malgrado appunto sia un romanzo che dà dei momenti di commozione, è il romanzo, e insisto a dire romanzo, non romanzo, che mi ha più divertito negli ultimi anni. Io con Maurizio ho fatto un accenno a uno scrittore americano che conosciamo bene entrambi, che è Donald Westlake, e io ho ritrovato le risate e i sorrisi che si trovano in quell'autore. Maurizio ha avuto una capacità grande, che è quella di utilizzare l'artificio della metafora in una maniera corta e nello stesso tempo comunicativa, alla grande proprio. Faccio sempre lo stesso esempio, ho fatto con lui, ho fatto prima con voi nel backstage, lo sguardo che Didone volge ad Enea quando lo incontra negli inferi è qualcosa che vale il biglietto di questo libro e dei prossimi due. Io su quella metafora ho riso 5 minuti. E di questo devo ringraziare il dottor De Giovanni, sicuramente. Altra cosa che noto, e poi mi taccio, è come Maurizio sia stato capace di scrivere un romanzo della serie di Mina Settembre dopo la fiction. Non si è fatto assolutamente influenzare, e nello stesso tempo, lo abbiamo detto, noi possiamo sovrapporre le immagini dei protagonisti agli attori della fiction, il che fatto dall'autore e non dagli sceneggiatori della fiction è una cosa che ha del particolarmente geniale. E credo che questa sia la cosa più bella. Se poi vogliamo parlare dei duetti tra De Carolis e Gargiulo, non la finiamo più. Quindi, la parola che mi viene in questo caso veramente è grazie, Maurizio. Allora, Maurizio, grazie al tuo stile di scrittura, per noi il lettore è stato sempre molto semplice il processo di medesimazione, e questo ha fatto sì che noi potessimo godere di ogni piccolo particolare di ogni tua storia. In questo romanzo, tramite questo espediente narrativo di cui stiamo parlando, geniale dal nostro punto di vista, questo processo di medesimazione è spinto all'estremo, perché ci deve stare proprio lì fisicamente con i nostri corpi, con i nostri sensi.
Forse per la prima volta ci ha portato con te dentro la tua fantasia e ci ha spiegato un po' qual è il tuo processo creativo. A nostro modo di vedere, c'è una vera e propria celebrazione dell'arte del racconto e di tutte le parti in gioco, quindi sia lo scrittore, sia da parte dello scrittore, sia da parte del lettore. Può essere un'interpretazione giusta? Sì, in effetti io faccio in modo che la signora, questa sirena, questa signora, racconti come si racconta. E lo racconti verbalmente. Perché noi dobbiamo ricordare sempre che la scrittura è una mediazione. Io a volte mi viene un po' da sorridere e anche con un po' di amarezza quando sento degli scrittori che parlano della scrittura come se fosse una sorta di spirito divino che viene dall'alto, sceglie, ha i suoi prescelti e questi prescelti poi si producono in questi miracoli che sono la scrittura. Non è vero, non è vero. Il racconto è verbale. Il racconto è qualcuno che dice qualcosa a qualcun altro, che racconta un fatto. Quando si dice racconta un fatto, si intende qualcosa che esiste realmente, qualcosa che realmente è accaduto. Quindi il racconto deve essere fortemente verosimile. Cioè il racconto deve avere, conferire la sensazione che uno stia ascoltando qualcosa che è successo. Non è un caso che nella stragrande maggioranza della narrativa si usi il tempo imperfetto, il tempo passato. Perché uno deve dare l'idea di stare raccontando una cosa che sia già successa. Quindi lo scrittore deve avere l'umiltà, a meno che non sia dotato di quel talento immenso per cui fa il poeta, oppure una scrittura così magnifica per la quale quello che tu dici nel momento in cui lo dici ha un valore in sé, per la voce che hai, non per quello che dici. Ma se non è così, come è la maggior parte delle volte, non è così, lo scrittore deve avere l'umiltà di fare un passo indietro e mandare avanti i personaggi, l'ambientazione e la trama. Perché personaggi, ambientazione e trama devono avere il loro spazio principale. Io, quando mi dicono in maniera un po' sarcastica o lesiva che io sono uno scrittore d'ombrellone o che faccio letteratura popolare, ma magari, io sono fierissimo di questo, perché tu nell'ombrellone, ma anche in bagno, porti i libri che ti sono più cari, sono quelli che ti vogliono, ai quali sei più, nei quali sei più coinvolto, non so se mi spiego. E essere popolare è una cosa meravigliosa. Io più gente mi legge, più sono ovviamente felice. La sirena racconta il suo modo di mettere insieme una storia e fa un lavoro al contrario, cioè fa una tessitura al contrario, cioè parte dal panorama del mondo attorno a lei e risale agli elementi che lo compongono, fa capire come è successo che storie apparentemente separate siano in realtà un'unica storia. Quindi credo che la lettura sia interessante da questo punto di vista, cioè la costruzione di una storia al contrario, che è il processo che fa uno scrittore quando mette insieme un romanzo. Allora, passiamo alle domande importanti. Una curiosità, perché Mina idealizza Domenico, chiamami Minimo, sempre con attori americani e non con quelli italiani? Allora, a me serviva che Mina attribuisse al Domenico un valore esotico che la incantasse, di volta in volta le sembrasse quindi un attore di qualche film a lei diciamo che è appassionata di cinema Mina, quindi segretamente appassionata di cinema, quindi vede queste similitudini con gli attori. A me di volta in volta servono attori che abbiano fatto molti film per poterle proporre con immediatezza i vari modelli, quindi Kevin Costner o Robert Redford o adesso Brad Pitt. Devo scegliere una delle altri attori per i prossimi romanzi. Gli attori italiani li conosco, sono amici, quindi sceglierne uno significherebbe fare torto agli altri. Dovrei pensare a un Mastroianni, a un attore così, però a un Gassman, padre,
però sarebbe comunque antipatico nei confronti degli altri. Quindi preferisco mantenermi su questa mitologia americana. Adesso mi serve uno per il prossimo romanzo. Potrebbe essere un Banderas, per esempio, oppure un altro attore, diciamo, con molti romanzi. Quindi magari le lettrici mi possono aiutare nell'uscita del prossimo. Potremmo fare un contest sulla pagina del fan club. No? A proposito di questo, vi ricordo che se volete fare una domanda a Maurizio, potete farlo nei commenti e la leggeremo subito. Allora, in tutta la serie di Mina c'è sempre una grande attenzione verso le fasce comunque più deboli della società, e non potrebbe essere altrimenti, visto comunque la professione che svolge Mina nel consultorio lì dei quartieri. Questo libro ovviamente non fa eccezione, e in particolare si accendono, diciamo, riflettori su temi che purtroppo sono sempre attuali e che riguardano soprattutto i più giovani, che cercano anche di smarcarsi da un destino che sembra già segnato. E noi ci chiedevamo che cosa ha imparato conoscendo Marco ed Esther, che due dei protagonisti appunto di questo romanzo. Ma a me piace pensare che Marco e Esther, partendo svantaggiati, poi alla fine si procurino una prospettiva di vita. Io sono convinto che questa città offra la possibilità a tutti di essere qualcos'altro. Nessuno in questa città vive all'inferno e dall'inferno non può uscire. Noi nei nostri paragoni, lo sai Franci, diciamo sempre che questa città in realtà è il purgatorio. Non è un paradiso, perché non può essere, nonostante abbia tutti gli elementi per essere un paradiso, non è un paradiso perché ha tante sperequazioni, tante disuguaglianze, tante miserie, tante difficoltà. Non è un inferno però, perché ha la redenzione, ha la speranza e ha le possibilità, per cui a me piace raccontare queste storie in Mina. Mentre i bastardi partono da una vittima, e quindi partendo da una vittima è difficile che abbia uno sviluppo positivo, perché comunque partire da una vittima significa che quello che doveva succedere di grave è successo, purtroppo. Quindi è difficile raccontarlo in questo senso. Così come Sara viaggia nella vita rivolta al passato, e quindi anche lei vive di quello che è già accaduto o di quello che non è accaduto ma che non può più accadere. In Mina io la speranza la posso raccontare. Cioè in Mina io posso raccontare lo sviluppo della speranza, posso raccontare le difficoltà della realizzazione della speranza. La fuga da un sistema con la S molto minuscola che costringe certi ragazzi a vivere un certo tipo di vita, in Mina non è detto che avvenga. Allora Marco e Esther sono due fratelli. Esther peraltro è gravata da una menomazione, è costretta su una sedia a rotelle, peraltro vive in mezzo a tutte le barriere architettoniche terribili che noi abbiamo, per cui vive, io ho conosciuto purtroppo persone che vivono in casa e non possono uscire se non con enormi difficoltà e con l'aiuto di 3-4 persone, cioè devono essere mosse come se fosse un trasloco, in effetti, perché abitare in un quarto piano di un palazzo senza ascensore, con le scale strette, tra tante difficoltà, veramente implica la difficoltà di uscire. Però lei esce sul balcone e canta. Uscire sul balcone e cantare, quando canta lei si ferma tutto, nel vicolo smettono i rumori, l'ascoltano, perché ha una voce talmente bella, è una sirena. La sirena non ha le gambe, no? La sirena non ha le gambe, ma canta e ha una voce bellissima. Quindi anche lei è una sirena. Forse lei è la vera sirena, che canta e cantando, nonostante la propria situazione, cantando, si procura un'occasione di libertà. Allora, prendiamo qualche commento, perché c'è Sozio Tommaso che insomma ci dice: mia nonna quando ero piccolo mi diceva adesso ti racconto un fattariello o Nucuntu. Esatto. E la lingua napoletana al solito è meravigliosa, e raccontare un fatto significa raccontare un evento che è già accaduto, quindi già ti mette nella posizione
dell'immedesimazione nella realtà. Cioè, chi sente un fatto vuol dire che sta sentendo una cosa che è successa. Quindi pensa che meravigliosa porta d'ingresso nel mondo che è sentire qualcuno che ti racconta un fatto, cioè una cosa avvenuta. No, no, infatti, infatti. Invece in molti già sono lanciati nel contest e fanno qualche proposta per qualche attore, così Daniel De Lewis, Marlon Brando, Richard Gere, Tom Hanks o Paul Newman. Io qui ho Bombolo. Bombolo sarebbe interessante, direi. Una filmografia vasta. Fortuna che nessuno propone Rocco Siffredi, che mi porterebbe su un tipo di narrativa diversa. Interessante, per carità, ma un po' diverso. È italiano però. Sì. Quell'attore, chi è quell'attore che ha fatto... quell'attore che ha fatto È nato una stella insieme a Lady Gaga. Ok. Bradley Cooper, quello sarebbe per esempio uno che può fare Mimmo, è quello, insomma, diciamo. Rimango adesso. Francesca come immediatamente ha tirato fuori Bradley Cooper. Subito, però, noi tutti a pensare, io direi subito. Va bene. Restando un attimo o Alberto o Bradley Cooper, uno dei due, insomma, diciamo. E a me vengono solo nomi tipo Carmen Villani e così via, per pochi intenditori, insomma. Piuttosto c'è una domanda, scusami, da Antonio. Buonasera Maurizio, Mina a suo avviso rappresenta il superamento dell'iconografia di Napoli come città matrigna? No, io allora ringrazio Antonio per la domanda. Napoli purtroppo vive di stereotipi e drammaticamente sottoposta a stereotipi. E sono tutti veri, perché dire che a Napoli c'è la Camorra è vero, dire che a Napoli c'è la pizza migliore del mondo è vero, dire che a Napoli ci sono le canzoni con i mandolini è vero, dire che a Napoli c'è una delinquenza enorme, vastissima, è sempre più agguerrita è vero. Dire che Napoli è miserabile è vero, ma dire che Napoli è nobilissima è altrettanto vero. Questo è il motivo per cui si attribuiscono così frequentemente gli stereotipi. L'unico vero stereotipo che non si attribuisce a Napoli è la sua enorme politicità. Napoli è una città che ti consente di raccontarne aspetti anche opposti l'uno all'altro. Napoli è sostanzialmente una città stretta, una città sovrapposta, in cui i centri sociali sono in contatto fra di loro. In una sirena a settembre ci sono dei ragazzi di livelli sociali diversi che vanno a scuola insieme e questa loro amicizia orienta la loro vita. Queste sono cose che possono succedere qui, non succedono nelle altre città facilmente. Quindi Napoli non è affatto matrigna, Napoli è madre, che sia una madre disattenta a volte, che sia una madre a volte molto punitiva, che sia una madre che a volte si dimentica dei propri figli, è vero. Ma matrigna non direi, perché la matrigna non ha amore per i figli. Io credo che tutto si possa dire, tranne che questa sia una città senza amore. Allora, Maurizio, abbiamo notato che nel libro c'è una forte critica al sistema mediatico e informativo, che troppo spesso è succube dei dati Auditel, lo share e così via, gli ascolti, e per questo è portata a restituire un'immagine artefatta del reale. Questo è ancora più vero forse nel caso di Napoli, che spesso e volentieri vediamo comunque questa immagine un po' vecchia e stereotipata della città. Perché hai deciso di affrontare questo tema? Perché la pornografia dei sentimenti, soprattutto nel periodo in cui durante la pandemia ci siamo ritrovati tutti davanti alla televisione per molto più tempo del solito, la pornografia dei sentimenti è un'orribile tematica di cui si servono moltissime televisioni. Questo proporre le situazioni sempre più orribili, sempre più
sempre più violente, sempre più esasperate, sempre più drammatiche, è un loop che può portare anche a crearle queste situazioni, può anche portare a costruirle queste situazioni. Sotto il velo di un giornalismo preteso, che in realtà giornalismo non è, ma è un sensazionalismo, cioè un modo di portare le persone a spalancare gli occhi, spalancare la bocca e rimanere comunque davanti allo schermo fino alla pubblicità inclusa, perché quello è il modo. Io purtroppo vedo questo succedere sempre più spesso. Ho chiesto, e voi lo sapete ragazzi, di non partecipare più a un certo tipo di trasmissioni, lo dico ufficialmente, lo dico qui, io non sarò presente a certe trasmissioni di certe reti, perché non sono d'accordo sul modo di portare avanti questa cosa, che è un modo oltretutto teso alla costruzione di un nemico. Non c'è nulla che attiri che più consenso della costruzione di un nemico. Dire che esistono i pericolosi criminali che arrivano, ci levano il lavoro, violentano le nostre donne, scavalcano i muretti e rubano le nostre case, eccetera, eccetera, porta a cercare l'uomo o la donna forte, che non è un modo limpido di portare avanti delle idee. Quindi io non parteciperò, a danno chiaramente della promozione del mio lavoro, ma io non intendo partecipare a certe trasmissioni perché non credo che si debba avallare questo tipo di comportamento. Allora mi sono preso lo sfizio, siccome quando scrivo i romanzi sono libero di scrivere quello che voglio, mi sono preso lo sfizio di immaginare una situazione del genere. Immaginare una situazione del genere possa in essere anche all'insaputa di parte delle persone che partecipano a questa cosa. Quindi sì, è un atto di bonaria, sorridente, come sempre combina, accusa a un certo modo di fare informazione che non è teso a informare, ma a disgustare, a sorprendere, a far inorridire. E questo è accettabile. Ci trovi assolutamente d'accordo su questo. Allora in questo romanzo Mina conosce meglio anche la biondissima Susi e quindi anche tu insieme, insomma, anche i lettori, la conduttrice del programma televisivo Il Canto della Sirena, ma soprattutto compagna del suo ex marito Claudio De Carolis. Che si è fatto di questo personaggio? Anche lei in qualche modo è una sirena, che non è davvero quello che sembra? Le sirene incantano, ma ingannano anche. Quindi anche questa può essere una sirena. La verità è che anche Susi non è come sembra. Cioè, Susi è facile da immaginare così com'è, no? È facile immaginarla con questo suo modo un po' nebbioso di presentarsi. Sappiamo a chi si fa riferimento, no? A queste anchor women che hanno una grande potenza d'immagine e che spesso e volentieri però fanno il pettegolezzo, tu nemmeno senti al parrucchiere, insomma, a quel livello. Quindi la povera Susi sembra una cosa, però poi si rivela essere tutt'altro. Quindi io mi diverto moltissimo. Io devo dire, non mi capita mai di sorridere o di ridere proprio mentre scrivo, come con alcuni pezzi di Mina. Per esempio, le tre amiche di Mina mi fanno molto ridere. Il Gaggiulo, il maresciallo dei carabinieri che racconto, mi fa molto ridere. Io mi sono ritrovato a incontrare un personaggio straordinario che è il generale che comanda il gruppo dei carabinieri della città di Napoli, che mi ha detto, non avendo letto Mina, avendo letto Ricciardi, mi ha detto, tu però non racconti mai i carabinieri. Io stavo per dire, no, veramente lo racconto uno, però poi mi sono morso la lingua. Ho detto, meglio evitare che lui lo sappia. E quindi ho taciuto sul fatto che io racconto, che il quale è un personaggio peraltro delizioso, perché Arturo non è assolutamente un personaggio negativo, anzi è un personaggio
se vi va poi dopo magari possiamo leggere un pezzo con Gargiulo dentro. Gargiulo è un personaggio che io amo molto, perché è tenero Gargiulo, vorrebbe fare il suo lavoro senza, ma purtroppo deve lavorare con De Carolis, il quale è una di quelle intelligenze acuminate alla Vittorio Scarpi, me lo immagino io, che non fa altro che ironizzare su di lui e maltrattarlo, povero Gargiulo, quindi devo difenderlo un po'. Ah, Maurizio, avevo trovato una domanda, eccola qui. Allora, Anastasia ti chiede: come nascono i tuoi romanzi? Mai in maniera uguale l'uno all'altro. Diciamo che la maggior parte delle volte io parto dalla vittima. Parto dalla vittima perché mi chiedo chi l'abbia uccisa e perché, chi sembra che l'abbia uccisa e perché. Per poterle raccontare poi a cerchi concentrici, partendo dalla vittima, tutta la storia. Con Mina io immagino delle situazioni socialmente difficili. Ecco, con Mina il punto che mi viene di raccontare è sempre il territorio tra la giustizia e la legge. Cioè la giustizia copre un territorio più vasto di quello che copre la legge. Cioè ci sono alcune cose che sono legali, ma non sempre giuste. Così come ci sono molte cose che sono giuste, ma che possono non essere propriamente legali. Ci sono dei casi, per esempio, io ho la fortuna di essere il fratello di una straordinaria avvocatessa di diritto di famiglia, Valentina, mia sorella, che dovrebbe starci ascoltando, ed è il motivo per cui ne dico bene, ovviamente, perché altrimenti ho un istinto di conservazione molto sviluppato, ma non è bene, è meravigliosa mia sorella, senza mai fare un nome che sia uno, ovviamente, delle persone che assiste, mi dice spesso che succedono un sacco di cose per cui lei ha le mani legate nell'assistere certe, nel risolvere certe situazioni, perché le soluzioni che dovrebbero essere quelle giuste non si possono fare, perché la burocrazia, la legge, i codici lo impediscono. Togliere un bambino a una madre, perché la madre ha certi comportamenti, è sicuramente legale, ma magari non è giusto. Faccio un esempio macroscopico. E così via. Allora a me piace molto con Mina indagare questo. Cioè indagare questo territorio esterno alla legge, ma ancora interno al perimetro della giustizia. Diciamo che Mina è come se fosse una ONG, è come un'organizzazione non governativa unipersonale che va in giro con la sua nave nei quartieri spagnoli cercando di salvare quelli che si trovano sul barchino che stanno per affondare. Tra l'altro, per me questo è uno dei motivi per cui Mina è un personaggio davvero fortissimo, perché in questo momento storico in cui le opinioni si polarizzano sempre di più, abbiamo idee sempre più assolutiste, così Mina invece rappresenta quelle sfumature che invece la vita e le persone dovrebbero sempre avere. Sì, Mina è quella che ha dei dubbi e li fa venire. No, a me piacerebbe tanto che Mina distruggesse qualche convinzione ogni tanto. Che il lettore che legge, perché poi sai, le storie sono così, un'idea, una teoria può lasciare freddi. Una storia mai lascia freddi. Quindi una storia arriva più in profondità delle teorie. Allora un assioma, detto in genere, può lasciare anche le persone con le idee che ha. Invece una storia, un racconto vivo, con dei personaggi veri, può far venire qualche dubbio. Sì, vero, vero. Allora, andiamo ancora con qualche domanda dal... Allora, c'era Costanza che ci scrive a dei vicoli dei quartieri spagnoli. Adesso non trovo la domanda. Poi, insomma, Mina Settembre si muove tra quei vicoli. Ok? Che cosa ci puoi dire? Perché comunque, ecco, rispetto ai Bastardi, rispetto a Ricciardi, noi qui siamo proprio dentro
Ma io colgo l'occasione per fare un'anteprima. Nei prossimi giorni Flavio e Francesca hanno girato insieme alla gigantesca Nunzia Schiano, un video che io ho visto in anteprima e che vi posso garantire mi ha lasciato senza fiato, riferito a questo libro. Un piccolo video di qualche minuto in cui veramente io, cioè, l'ho scritto io. Avrei voluto sentire Nunzia che continuava a raccontarmi il mio romanzo. Quindi vi raccomando di seguire la pagina perché tra qualche giorno questo video comparirà sulla pagina e vi posso garantire che se le mie emozioni sono un metro, veramente una cosa emozionante e straordinaria. E anche di questo ringrazio Francesca e Flavio, più Francesca e Flavio ovviamente, però ringrazio tutti e due col cuore. I quartieri spagnoli, allora, Napoli in ogni quartiere ha il suo nucleo che è come i quartieri spagnoli. I quartieri spagnoli sono grandi e quindi sono macroscopici, però Posillipo è il Casale, l'Arenella ha le due porte, il Vomero è il Petraio, che so, il Museo alla Sanità e la Sanità allo Scutillo. Non c'è Capodimonte a Miano, non c'è un quartiere che sia univoco in questa città, non c'è un quartiere che tu dici, vabbè, questo è un quartiere residenziale e basta. No, ogni quartiere ha la sua anima popolare all'interno. I quartieri spagnoli sono un esempio, io Mina la dovevo collocare, mi sono scelto il posto più grande, ma per esempio nella fiction Mina è ambientata nella sanità e non mi pare che ci siano differenze di temperatura nel racconto di Mina all'interno della sanità. Quindi c'è una meravigliosa, meravigliosa un medley, diremmo, no? Tra i vari umori, tra i vari sapori di questa città, che hanno il proprio trionfale esempio nei vicoli dei quartieri spagnoli. Passeggiare nei vicoli dei quartieri spagnoli. Io ieri, lo sai Flavio, siamo andati a incontrare Daniel Pennac al Teatro Nuovo, lui sta preparando un libro, un documentario su Maradona, quindi voleva sentire da uno che c'era, insomma, diciamo, quindi che cos'è stato e che cos'è il rapporto di Maradona con questa città. Una persona che poteva effettivamente, diciamo. Sì, e Daniel Pennac mi raccontava che aveva mangiato in una trattoria all'interno dei quartieri spagnoli la sera prima e che era passato a un certo punto. Passando questo dopo, tutta la truppa con cui lui mangiava ha cominciato a urlare, inorridita, e il suonatore flemmatico ha risposto: "No, non vi preoccupate, il topo è vaccinato". Cioè, ora io mi chiedo e vi chiedo dove può succedere mai una cosa del genere, capito? Sono cose di raccontatemi da Pennac ieri, cioè, quindi, e me lo raccontava Pennac non riuscendo a smettere di ridere per questa cosa, perché era stato talmente incantato da questa cosa. Ha detto Pennac che anche al centro di Parigi ci sono i topi, ma nessun ristoratore parigino avrebbe detto quel topo è vaccinato, non vi spaventate, perché ha interpretato lo spavento come lo spavento del contagio, ci ha giocato sullo spavento delle persone. Siamo in piena commedia dell'arte, secondo me. Allora, Antonio ti chiede se il centro storico di Napoli resta per te una fonte di ispirazione di una fucina di storie e Sì, il centro storico è Napoli è il centro storico più grande d'Europa. È un luogo magico, assolutamente unico, in cui si mangia un altro cibo, si parla un'altra lingua, si canta un'altra musica e si vede un altro teatro rispetto al resto della città. Quindi il centro storico è un organismo vivo che continua a produrre storie, conflitti, contrasti. Io penso che sia irrinunciabile per uno che racconta, insomma, il centro storico. Il centro storico è un posto fantastico, assolutamente, assolutamente meraviglioso. Cioè, viverci è complicato, eh. Vivere nel centro storico di questa città è veramente complicato. Però io ricordo Gassman, padre, in Profumo di donna, è un film bellissimo, poi ripreso da Al Pacino, secondo me
vinse anche l'Oscar Al Pacino per Profumo di donna, ma secondo me non allo stesso livello, in cui entrando nella stazione di Napoli, il personaggio di Gassman, che era non vedente, che era cieco, annusa e dice: ah, siamo a Napoli, l'unica città africana senza un quartiere europeo. Secondo me questa definizione è meravigliosa. Cioè, siamo a Napoli, l'unica città africana senza quartiere europeo. Io penso che non vada interpretata come un'offesa, ma vada interpretata come il riconoscimento di un'identità unica. Certo. Ah, Alberto, vuoi portarci tu qualche domanda dai lettori di Io ci sto? È il microfono, vabbè. Sì, vado chiuso perché qui la libreria continua a vivere in maniera rumorosa. A proposito della libreria, devo venire a firmare un po' di copie, Alberto. Ecco, questa è la sirena. Alberto fa i suoi segnalibri meravigliosi. E questo è il segnalibro per i pochi, i primi 50 che comunque già sono passati già 70, devi venire a firmare un po' di copie, sì. Ho proposto a Maurizio di firmare io, però gli ho detto anche che non rispondevo delle dediche e quindi lui si precipiterà. Certo. Preoccupante, meglio che vada. Io con quanto affetto potrei trattare questo argomento. Ho un messaggio di tale Lorenzo da Frattamaggiore che mi dice... Dice che lo amo a prescindere a Lorenzo Frattamaggiore. Di a Maurizio, si potesse scrivere un libro tra oggi e domenica e poi presentarlo al TG1 per un fatteriello mio che lui già sa. Io ieri spiego la cosa per chi non ha. Ieri è passata una mia intervista al TG1 subito prima della partita, in cui mi chiedevano un pronostico. Ho detto: vinciamo noi. Ora ho visto la partita col cuore in gola, perché sentire questo vinciamo noi così convinto, ho detto: mamma mia, cioè tu sai bene, no, che tu puoi macchiarti dei delitti più atroci e sperare in un perdono, ma se si sparge la voce che porti male, io credo che non ci sia redenzione per la persona che si prende questa patente grandelliana. Motivo per cui io ho vissuto col cuore in gola fino al rigore di Giorginio. Nel momento in cui c'è stato il rigore di Giorginio, ho avuto la riprova che avevo ragione a preoccuparmi, perché un mare di gente mi ha scritto dicendo: grazie, hai visto, hai portato bene, eccetera, eccetera. Ora io tacerò d'ora in poi per sempre e non darò mai più un pronostico che non so come ho fatto a dare, cioè avrei dovuto rispondere. Ma il giornalista me l'ha chiesto in maniera così diretta: che succede stasera? Che io non ho potuto, cioè mi è uscito spontaneo dire vinciamo noi, però non lo dirò mai più perché mi penso di portare male a me stesso e quindi meglio tacere. Allora, ti aspettiamo qua in libreria, Certo che sì. Anzi, noi abbiamo posto il bis, c'è una presentazione dove ci sei tu. Sì, sabato mattina presentiamo Letizia Vicidomini, che ha scritto l'ennesimo gran libro. Letizia è bravissima. E mi permetti un altro appuntamento, Maurizio, al quale tengo molto e al quale tu tieni moltissimo, perché tu ne sei uno dei grandi artefici. Certo, venerdì a mezzogiorno. Venerdì a mezzogiorno c'è l'ufficialità dell'intitolazione della piazzetta distante Io ci sto al grande Aldo Masullo. Questa è stata una piccola crociata che abbiamo fatto con gioia. Io ho dato la mia mano, come tutti quanti gli altri soci, per ottenere questa attribuzione, che è una cosa in deroga, e di questo dobbiamo ringraziare il prefetto Marco Valentini, che ha avuto questa sensibilità, perché non si possono intitolare piazze o strade prima di 10 anni successivi alla morte. Invece Aldo Masullo, che è morto da non molto purtroppo, ma è stato una personalità di così grande livello, di così assoluto valore, che il prefetto Marco Valentini ha autorizzato questa deroga. Quindi abbiamo Largo Aldo Masullo, che è il nuovo indirizzo di Io ci so, e venerdì a mezzogiorno ci sarò anch'io per dare conforto a questa meravigliosa realtà. Beh. E poi dice che io gli voglio bene.
Nella verità. Allora, Maurizio, noi speriamo di aver accolto al meglio, insomma, questo tuo nuovo libro. Speriamo ci possano essere presto altre occasioni, ovviamente. Sì, però aspetta, ci ha promesso la lettura. Promesso, ovviamente, di leggere, sì, dei brani. Sì, sì, io leggo un capitolo. Non era semplice, perché Serena Rossi ha letto splendidamente sul sito di Repubblica, credo, il secondo capitolo del libro, che è un capitolo abbastanza divertente, quindi non lo posso leggere. Gli altri capitoli sono all'interno del video di Nunzia che metterete, quindi io mi sono scelto un capitolo del mio amato Gargiulo. Perfetto. Quindi vi leggerei questo capitolo se volete. Il maresciallo dell'arma Gargiulo Antonio odiava capitare in due situazioni. Non che ritrovarsi con una pistola sparata in faccia gli piacesse, né essere nel mezzo di un conflitto a fuoco o addirittura a pranzo con la suocera. Ma quelle erano condizioni estreme, non pianificabili, di cui aveva facoltà volendo di contenere la durata. Queste due, invece, poteva solo subirle senza poter fare nulla che non fosse pensare a quando finalmente sarebbero passate. La filosofia, rifletteva Gargiulo, induce alla pazienza. La prima delle due situazioni in vista a Gargiulo era andare in ospedale. Immaginava non fossero molti quelli che lo gradivano, giusto il personale sanitario, che se avesse avuto la sua stessa fobia avrebbe peraltro scelto vestiti differenti. Aspettando all'esterno di una stanza, aveva osservato alcuni infermieri ridere, raccontandosi barzellette, e non avevano certo l'aria sofferenza, e anche un medico giovane soffermare lo sguardo sul di dietro di un'amministrativa in transito, con un evidente miglioramento dell'umore, testimoniato da un sospiro sognante. Lui, invece, Gargiulo, stava proprio male quando era costretto a stazionare in quell'ambiente. Per fortuna accadeva di rado, perché grado e funzione gli consentivano di delegare ai sottoposti l'onere. Talvolta, però, e quella era l'occasione, la gravità della congiuntura prevedeva che fosse lì di persona. E allora doveva prendere in carico tutta l'angoscia che gli schiacciava il petto e gli spezzava il respiro. Le ragioni macroscopiche erano due: il contatto forzato con il dolore e la paura del contagio. Gargiulo era un carabiniere, ma dolce e sensibile, amante dell'arte, del bello. Gli piaceva stare in mezzo a gente felice, sorridere, ricevere sorrisi, infondere tranquillità nel prossimo. La condizione ideale alla quale aspirava era passeggiare in un viale alberato con la divisa in perfetto ordine, salutando con cortesi cenni del capo, portando due dita alla visiera, mamme che spingevano carrozzine, mentre attorno gli uccelli cantavano e non c'era nulla da temere. L'ospedale era l'esatto contrario. Chi moriva di qua, chi si lamentava di là, barelle spinte da portantini ciabattanti con sopra gente con gli occhi semiaperti, bocche spalancate, flebo sospese in equilibrio precario, familiari attoniti o piangenti assiepati nei corridoi. La sofferenza trasudava dalle pareti. C'era poi la questione dell'igiene personale, perché Gargiulo era un moloch irrinunciabile. Nella certezza di contrarre oscuri morbi che lo avrebbero condotto a una morte pustolosa e orrenda, provava a non entrare in contatto con nessuna superficie, a non sfiorare nessuno, a inalare meno aria possibile. Ciò gli conferiva un incarnato pallido, il respiro corto e una perenne smorfia di disgusto che lo rendevano più simile a un ricoverato che a un visitatore. La seconda situazione che il carabiniere odiava era rimanere da solo con il sostituto procuratore della Repubblica, Claudio De Carolis, pubblico ministero al quale era assegnato secondo la logica perfida di un destino cinico e baro. Un uomo cattivo, dall'intelligenza enorme ma votata al male, in possesso di un sarcasmo ignobile e di un senso dell'umorismo incomprensibile. Aveva il dono di mortificare il maresciallo senza rivolgergli la parola o guardarlo, ma soltanto mostrando il profilo. Quella mattina le situazioni si coniugarono e Gargiulo si ritrovò in una stanza d'ospedale al capezzale di una paziente che era il ritratto stretto stesso della morte imminente in compagnia di De Carolis,
impegnato a dare il meglio di sé in termini di perscrutabilità. Il magistrato era giunto dopo 20 minuti di disagio assoluto di Gargiulo. Aveva accennato un saluto con la testa, in risposta al doppio battere di tacchi del carabiniere, ed era entrato nella stanza. Dopodiché si era collocato ai piedi del letto e fissava l'occupante dello stesso, le mani intrecciate dietro la schiena, la mandibola rigida e lo sguardo da rettile sotto gli occhiali. Dopo quella che al maresciallo sembrò un'era geologica, disse freddo: «Mi presenti la signora, Gargiulo?» Il carabiniere resistette alla tentazione di prendere fiato, pensando alla tonnellata di germi che avrebbe ingerito. «Avitabile Rosa, di anni 82, vedova, insegnante in pensione. Aveva appena ritirato appunto la mensilità della posta, alla posta, stava ritornando a casa in via Speranzella 112, dove vive da sola. Ha un figlio che lavora al nord, l'abbiamo avvisato, ma dice che non può venire perché deve lavorare.» De Carolis annuiva, come ricevendo costanti conferme di ciò che pensava. Gargiulo ricordava il pupazzo raffigurante un cucciolo di dalmata dalla testa basculante che negli anni 80 suo padre teneva nella giubbetta. «E mi dica, Gargiulo, come sta la signora?» Il carabiniere restò interdetto. La donna era avvolta in fasciature che ricoprivano l'intero corpo. Era attaccata a un monitor che rimandava un bip costante e oscure informazioni rosse e verde. Aveva accanto due cavalletti con delle sacche di liquido, uno opaco e uno trasparente, erogati attraverso aghi nel braccio, un'altra sacca sotto il letto in cui confluivano, spettacolo orribile per Gargiulo, le urine. «Non in perfetta forma, direi, dottore. Purtroppo non possiamo assumere in via diretta l'informazione perché la signora non è cosciente, ma le assicuro che appena potremo...» Gargiulo girò piano la testa verso di lui. Non completò il movimento, ritenendo che la spesa non valesse l'impresa. «Intendo, qual è l'entità delle lesioni? Le sue condizioni, Gargiù, quelle che mi auguro si sia fatto dire dal medico di guardia.» Il maresciallo batté i tacchi, prese un foglietto dalla tasca. «Certo, dottore, dunque, la signora Vitabile ha riportato le seguenti lesioni a seguito della rapina subita stamattina alle 12.35 nei pressi della metropolitana di via Toledo. Gliele elenco: frattura del bacino, frattura di due coste, le chiamano così ma sono le costole, me lo sono fatto chiarire, dottore. Frattura del radio e dell'ulna, scomposta, sublussazione della spalla destra, trauma cranico, con esiti da accertare. Nel pomeriggio fanno la TAC. Adesso la macchina è occupata, pare che i sintomi non facciano pensare alla possibilità di un intervento a breve. La signora è tenuta in sedazione profonda.» De Carolis annuì soddisfatto, quasi avesse effettuato la stessa diagnosi con i raggi X di cui era dotato per natura. «Sappiamo qualcosa della dinamica?» Gargiulo cambiò foglietto battendo i tacchi. «Le testimonianze sono varie, dottore, raccolte dalla squadra di scippo. Un grosso scooter nero o blu, scuro insomma. Due a bordo col casco integrale. La signora ha opposto resistenza, non ha mollato la borsa, è caduta ed è stata trascinata per un paio di metri. Pioveva, i rilievi non sono stati facili. Per fortuna c'era un'ambulanza in zona ed è stata subito soccorsa.» De Carolis fissava il viso coperto dal chemosi dell'anziana, quasi gli stesse parlando lei. «E gli scippatori?» «Dire, guardi, dottore, lo sa, là di fronte ci sono i quartieri spagnoli, lo so. E basta che ci si infilino dentro e non sono più raggiungibili. Come un pesce che si tuffa nel mare.» Gargiulo sbatté le palpebre domandandosi da dove potesse mai venire un pesce per tuffarsi nel mare. L'odore del disinfettante lo confortava, ma gli dava anche la nausea. Dopo qualche attimo De Carolis chiese: «Lei cosa vede in questo letto, Gargiulo?» Il maresciallo si sentì morire. Era arrivato il momento dell'interrogatorio, quello al quale veniva sottoposto con sottile perfidia dal magistrato nella precipua finalità di rendergli noto di essere un deficiente. Tossicchiò incerto: «Avitabile Rosa, di anni 82, vedova, residente in via...» «In questo letto, Gargiulo, c'è un fallimento. Il fallimento delle istituzioni, delle forze dell'ordine, di chi dovrebbe mantenere sicure le strade. In questo letto c'è il suo fallimento, Gargiulo.» Il carabiniere lanciò un'occhiata di sfuggita alla donna che respirava pesantemente spargendo batteri e si guardavano un attimo attorno e subito si guardavano verso le sue narici. De Carolis continuò sommesso: «Perché se dopo una vita di lavoro una donna di oltre 80 anni non può andare a ritirare la pensione e tornare a casa in tranquillità, lei, Gargiulo, a che serve?» Il maresciallo batté i tacchi nel dubbio. E il magistrato seguitò alzando via via il tono: «Se una donna è stata abbandonata da un figlio
che ha preso per tutta la vita dalla madre, poi nemmeno trova il tempo di venirla a vedere morire. Lei, Gargiulo, a che serve? Gargiulo vide se stesso in lacrime al capezzale della donna, in sostituzione del fantomatico figlio del lavoro al nord, e ritenne la cosa poco plausibile. De Carolis era ormai approdato all'ottava superiore. Se una donna che ha insegnato a migliaia di ragazzi i valori, l'educazione, la grammatica e le tabelline, e deve soffrire le pene dell'inferno e morire da sola, lei, proprio lei, Gargiulo, mi sa dire a che cazzo serve? L'istinto di sopravvivenza portò in sequenza il carabiniere a battere i tanchi, a rivolgere lo sguardo indomito mutuato dai ritratti in salvo d'acquisto verso un punto nel vuoto e assumere un'espressione consapevole. Di base avrebbe voluto estrarre la pistola d'ordinanza e suicidarsi, o uccidere quel serpente, o entrambe le cose. De Carolis tornò un tono più sommesso. Voglio parlare con quelli dell'anticippo, Gargiulo. Voglio trovare chi ha fatto questo, toglierlo dalla strada per impedirgli di rifare la stessa cosa a un'altra povera donna. E sa perché lo voglio fare, Gargiulo? Stavolta si era girato del tutto verso di lui. Stavolta aspettava una risposta. Gargiulo sudò e ci provò. Perché ha compiuto un reato ai sensi dell'articolo 628 del vigente codice penale, dottore? De Carolis emetteva disgusto come onde radio per dare un senso alla sua esistenza in vita, Gargiulo. Solo per questo. E a proposito, sa, Gargiulo, lei non ha fatto una bella cena. In ospedale si contraggono strane infezioni. Stia attento, Gargiulo. Ci vediamo tra poco in procura. Gargiulo pensò di gettarsi dalla finestra. Questo era il capitolo undicesimo e spero che facciate amicizia con Gargiulo, perché ha tanto bisogno d'amore. No, infatti, come si può non tifare per Gargiulo? Ha tanto bisogno di aiuto, Gargiulo. Va bene, grazie ragazzi. Ti ringraziamo per la tua disponibilità di oggi e soprattutto ti ringraziamo per questo libro, perché davvero, come ho detto all'inizio, è magico, veramente grazie, magico. Grazie, io abbraccio tutti, grazie naturalmente a Flavio, Francesca e Alberto per avermi fatto compagnia in questa chiacchierata, seguite la pagina perché ci saranno altri appuntamenti e ci incontreremo ancora. Io fatemi sapere, datemi un feedback del libro, fatemi sapere com'è, perché stavolta sono contento, disponibilissimo a rimborsare integralmente chi non dovesse essere soddisfatto. Allora Maurizio, buona serata e grazie ancora. Ciao a tutti. Ciao. Ciao Alberto. Ciao.